What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete al prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi è andata veramente alla grande, perché sono riuscita comunque a completare la bellezza di due boss fight una presso all'altra, cosa che non mi aspettavo assolutamente. Evidentemente, come mi avete giustamente detto, il livello a cui mi trovo comunque è più che buono. Infatti prima di adesso ragazzi non sono riuscita comunque a far livellare ancora i nostri personaggi, però devo dire che i vostri commenti mi hanno un pochettino rincuorata da questo punto di vista, quindi mi sento un pochettino più sicura. Quindi siamo riusciti a recuperare tutti quanti i nostri amici, i quali si erano praticamente dimenticati di dover riuscire a trovare Basil ragazzi. Quindi alla base di tutto c'è ancora la ricerca di Basil, perlomeno nel mondo dei sogni di Robin alias Omori. Per cui eccoci qua. Allora direi che possiamo quindi tornare ragazzi verso la concierge. È vero, adesso gli ascensori sono anche molto più veloci dopo l'ultima volta. E quindi allora qui alla reception, oddio sì, è stata messa quest'altra scema qua. Io ciao, io sono Mira, sono appena arrivata. Sì, lo abbiamo capito. Fatto sta che adesso possiamo andare un pochettino più veloci qui per i corridoi, perlomeno così sembrerebbe. Quindi direi di... come al 5F. Ah sì sì sì, è vero, adesso possiamo scendere direttamente da qua. Mi ero dimenticata di questo piccolo passaggio, quindi riprendiamo quest'altro ascensore. Ciao Mari, ti senti un po' meglio ora? Perché non facciamo un bel picnic rilassante? In genere tira sul morale. Ok, pensavo avesse qualcosa da dirmi riguardo il fatto che abbiamo recuperato gli altri ragazzi, però direi di tornare al B1. Credo che fossimo al B1. No, l'altra volta eravamo all'1F ragazzi, quindi torniamo perlomeno quando siamo arrivati. Mi sembra fossimo all'1F. Infatti era qua, quindi adesso possiamo direttamente uscire. Tra l'altro un'altra cosa ragazzi che mi avete fatto notare, adesso ne parliamo. E vai, la banda è di nuovo riunita. Diamoci il 5. A chi lo dai il 5 però? Qualcuno di voi ricorda come siamo finiti qui? In effetti ho fatto un sogno stranissimo. C'eravamo noi e stavamo cadendo in un buco nero senza fine. E all'improvviso firmo un contratto a vita. Lo sai come si dice, la vita ti porta sempre in posti strani. Quindi cosa facciamo adesso? Stavamo tipo cercando Basil, giusto? Hai ragione, Kel, stavamo cercando Basil. Pensi che Basil possa trovarsi nel resort estremo? Ma figurati, Basil non verrebbe mai in un posto simile. Ti sembra il tipo da questa roba? Non so, e se lo fosse, perché non chiediamo in giro se qualcuno l'ha visto? Ottima idea, Kel, anche se certo siamo molto lontani da casa. Dubito che qualcuno qui conosca il suo aspetto. Ha avuto un'idea, Aubrey. Ho trovato, perché non gli facciamo un ritratto? Magari qualcuno riuscirà a riconoscerlo dal disegno. Ma che avete voi due oggi? Vi viene un'idea geniale dopo l'altra. Bene, ci provo prima io. Carta a penna, li ha cagati. Va bene. Cosa sarebbe questo? Non somiglia per nulla a Basil. I suoi capelli sono più così. Dai che ci pensa Aubrey, dai che ci pensa lei. No, aspetta, c'è ancora qualcosa che non va. Ehi, cosa stai facendo al mio capolavoro? È da quando Basil ha un naso così grosso? Allora, come sta venendo? Lo schif. Questo sarebbe Basil. È inguardabile. Tiro infilato il pessimo disegno nella tua tasca. Perché la gente mi mette e mi toglie le mani dalle tasche come se niente fosse? Bene, sì, non è andata molto bene. Non abbatterti, Aubrey. Cercheremo Basil alla vecchia maniera. Sì, hai ragione. Ci rimangono un sacco di posti in cui cercare. Perché non cerchiamo al pozzo profondo? Possiamo arrivarci facilmente in taxi. Prendiamo il taxi di fronte al resort estremo. Allora, prima avevamo parlato di cercarlo nel resort estremo, invece adesso dobbiamo andare al pozzo profondo. D'accordo. Quindi quello che vi stavo dicendo, che mi avete fatto notare, è che quando raccolgo le lettere devo vedere se c'è tipo qualche spaccatura nelle vicinanze o roba del genere. Io questa cosa ragazzi non la sapevo, perché sennò appunto avrei controllato prima. Ovviamente ho salvato la partita ragazzi. Quindi corriamo letteralmente a prendere il taxi e vediamo un po'. Al pozzo profondo? Ah ok, praticamente ritorniamo da dove siamo arrivati fondamentalmente. Attenzione a non schiantarti per favore. L'ultimo viaggio, ok, a posto. Qui non c'è musica.
Questa è una corsia preferenziale per veicoli con più persone. Torna con degli amici. Come torna con degli amici? È davvero tre amici? E va bene, andate avanti su. Appunto sto... Bello il serpente. Non me l'aspettavo. Ecco la lettera. Non ci investa, signore. Strada sottomarina. Ammazza quanta bella gente che ci sta. Minchia, è lunghissimo sto posto. Piano, ragazzi. Quanto cazzo mi volete far camminare? Cioè, è pazzesco. Allora, ma è Dulcinea? Ehi, ma quella non è Dulcinea? Ehi, Dulcinea, ti ricordi di noi? Makel, farti i cazzi tuoi come sempre. Siamo quelli che ti hanno quasi rovinato le nozze. Sembra proprio un biglietto di presentazione. Cosa? Ancora voi quattro? Ma perché continuate ad apparirmi davanti? Allora, com'è la vita da sposati? Ah! Sposarsi è stata una sciocchezza. Ho messo fine da tempo i miei rapporti con quel patetico capitano. Ma vi siete sposati appena ieri? Oh no, quindi tu e il marito spaziale avete... Ah, ex marito spaziale per quel che mi riguarda. Aia, poveretto. Purtroppo mi ritrovo al punto di partenza. È quanto mai chiaro che non esista uno spasimante degno di me. Non dire così, Dulcinea. Da qualche parte deve esistere la tua anima gemella. Oh, mio prode hero, quanto mi è mancata la tua voce. Non ti avvicinare, te prego. Ma no, devo trattenermi. Ho già scelto la mia nuova strada. Cercare un pretendente è troppo vecchio stile per me. Ho deciso che me ne creerò uno da me. Che cosa? Creare un pretendente? Ma è possibile? Non per le persone comuni, ma per chi è ricco come me, simili limiti non hanno valore. Andrò in un posto accessibile solo chi è disgustosamente ricco come me. Da una famiglia di streghe del mare specializzate in clienti con richieste uniche. Addio, plebei, sono in ritardo per il mio appuntamento. Streghe del mare? Non ridere, non ridere, nessuno ti ha chiesto di ridere. Secondo voi dobbiamo seguirla? Ho l'impressione che succeda qualcosa di terribile ogni volta che appare Dulcinea. Già, se si parla di disastri, nessuno è a suo livello. Beh, mi sa proprio che la dovremo seguire. Allora, di qua però possiamo andare. Mamma mia, ragazzi. Allora, le possibilità ce ne sono, di possibilità. Intanto raccogliamo queste due vongole. Ma se vado di qua che succede? Altre zone esplorabili. Ma sti cespugli non posso farci nulla. I cespugli no, ma i barili ovviamente sì. Ma basta spaccarli. Oddio. Schifo fa schifo, se lo dobbiamo dire. Ok, visto che mi ci trovavo, ragazzi, li ho tolti dai piedi. 3476 punti esperienza. Questa cosa è fantastica. Omori mi sale pure di livello. Meraviglioso. Apricozze. Che minchia ci dovrei fare con un apricozze? Allora, va bene. Quindi controlliamo pure stanguria. E direi, ragazzi, comunque di dirigerci verso Dulcinea. Ehi, 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 dove pensi di andare? Bello, vedi il tornare indietro. Si paga un pedaggio per passare, vedi? Tira fuori le vongole o smamma. Le vongole? Quante vongole? Volete passare di qui? Oh, certo. Ma già che ci siamo, rendiamolo più divertente. Perché non girate questa ruota per me? Va bene. 682 vongole. Che numero fortunato. Sarà anche il prezzo del vostro pedaggio. Allora, volete pagare? Eh sì, tanto ci siamo. Ancora una volta, per sicurezza. Sì, tanto comunque di vongole ne ho un bel po', di regola. Quindi... Bene così. No, non volevo ritirare, rigirare la ruota. Volevo pagare le vongole. No, vaffancolor. Non fare il tirchio. Ma tirchio sarà tuo padre. No. No, ma dai, ragazzi, ma è stato uno stronzo. Io pensavo dicessi di sì a pagare 682 vongole. Che bastardo di merda. Va bene, sì, prendile. I conti non tornano, dovrei girarla di nuovo. Ma questo è stronzo veramente, ragazzi. Io continuo a pensare che il prezzo si possa abbassare invece di aumentare. Sei un grandissimo figlio di puttana, lo posso dire? Va bene, sì, dai. No! Oh, che peccato, non puoi vincere se non giri la ruota. Cioè, quante vongole ci vuole storcere, scusate. Sì, ce le ho. Ma quante volte ancora la devo girare? Ecco un vincitore, 2607 vongole, ultima offerta. Va bene, sì, toh. Che bastardo, ragazzi, è proprio quello che volevo sentire. È un piacere fare affari con voi, fessi. Minchia, madonna,
Te do una mazzata in faccia, eh. Non ti permetterei mai più di chiamarci fessi. Ma tu guarda un po'. Uno specchio volante, i tuoi amici sorridono con affetto alle tue spalle. Ok, come sempre, bellissimo. Bando alle ciance, allora vediamo dove sei andata a Dulcinea. Qua c'è un telescopio, può osservare il panorama, va bene. Bella la città da qui, eh. Boh, non lo so, dovremmo vedere qualcosa di interessante. Perché non vedo un cazzo. Su nel cielo c'è qualcos'altro di bello da scoprire? Sembrerebbe di no, ragazzi. Ma a meno che non mi sono persa qualcosa, non ho visto niente di interessante. No, cioè, ma dobbiamo pagare ancora. Oddio. Allora, qua, nella profondità del... Oddio. Della terra, quello che è. Succo d'ananas. Altro di interessante qui. Oddio, no, il muscolo no. No, il muscolo no. E trombetta. Trombetta resoreta, ecco. Ok, visto che mi ci trovavo, ragazzi, anche in questo caso ho deciso comunque di sconfiggerli. Perché, vedete, comunque danno un bel po' di punti esperienza. Almeno intanto Omori e Obri sono arrivati al livello 31. Qua c'è un'altra uscita, però. Mamma mia. Quanto sono esplorabili sti posti, ragazzi. È una cosa pazzesca. Bello grande, bello grande. Pure sto posto, ragazzi. Incredibile. Ok, ho trovato della pizza in fondo al mare. Non oso immaginare in che condizioni sia. Però, allora, siccome non vorrei perdere troppo tempo, ragazzi, così a vuoto, direi di provare a procedere. Vi vedo mentre cercate di scavalcare. Filate via, questa è proprietà privata. Ma te pagherò. Vuoi che apra il passaggio, eh? Sarà un piacere, per la modica cifra di 2000 vongole. Va bene, ok. Allora, già ne abbiamo pagate più di 2000 lì. 2000 qua. È come rubare caramelle a un bambino, a tua sorella. Le rubiamo. Ma si può sapere che fine ha fatto Dulcinea, porca vacca? Ragazzi, ci fate passare, vero? Ok. Bello, questo qua è bellissimo. Mamma mia, amico, mi farei vedere da un dentista se fossi in te. Sto posto... Wow, ma c'è anche il ristorante sottomarino. Con tanto di sirene e tutto il resto. Ma questo è Cap Space Boy, scusate. No, cioè, sono curiosa, veramente. È lui? È proprio lui! A tutti coloro che sono separati da chi amano. Questo lo dedico a voi. Si percepisce tutta la sofferenza, si sente. È proprio preso dall'esibizione. Ah, posso andarmene? Ok, pensavo di dover essere costretta ad assistere. Comunque mangiamo, ragazzi, mentre il caro ex marito spaziale ci delizia con la sua performance incredibile. Quindi ci ha ristabilito un po' tutto, ragazzi. Quindi possiamo tranquillamente uscire. Vediamo di procedere. Qua ci stanno questi grossi omoni, motociclisti. Comunque ha parlato di streghe del mare. Dobbiamo continuare a pagare, immagino. Una sfiga vuole. Dorme. Dove mi trovo? Ti dovevo 200 vongole. Oh, accidenti. Capo, aspetta, giuro che non stavo dormendo. Ero solo... Ah, ma siete solo dei ragazzini. Scommetto che volete passare di qui. Sarò onesto con voi, questi prezzi sono una truffa. Vi costerà 3000 vongole se fossi in voi. Però cercherei un'altra strada. Vorrei ancora passare. Usa quei soldi per una bella bici o qualcosa di simile. Ha detto cercherei un'altra strada. Magari possiamo trovare davvero un'altra strada. Tipo se scendiamo da qui. Oddio, che sono tutti sti cosi. Sti polipetti qua. Che sono calamari mago merlino. Ma che cazzo è sta roba? Non lo so, è tutto incredibile, ragazzi. Assolutamente tutto incredibile. Questo è latte, eh? Wow, e berne un po'. Fresco e denso. Latte di mucca di mare, fantastico. Che ovviamente ci fa sentire come nuovi. Da qua comunque non si passa. Non si passa, c'è un'altra strada. Da qui magari. Cercando di andare più verso sinistra. Cioè, ragazzi, 3000 vongole è veramente un furto. Sperando che questo coccodrilletto di merda veramente ci abbia dato il suggerimento giusto. Allora, sto coso, ragazzi, o ha una difesa della madonna, o non lo so che cazzo è. Perché non gli faccio danni per niente, tipo. Ok, ce l'ho fatta comunque, ma ha una difesa incredibile sto schifo, eh. E intanto sono 1000 punti. Comunque, era per riuscire a passare.
Madonna, sta zona che è. Oh, me lasciate andare in santa pace. Allora, proviamo, ragazzi, ad uscire di qua. Vediamo un attimino se veramente... A parte che qua c'è un picnic e questa è una cosa fantastica. Quindi intanto comunque ho risalvato la partita. Quindi se scendo di qua, praticamente siamo passati dall'altra parte. Dimmi di sì. Dimmi di sì, sì, sì. Siamo passati dall'altra parte, ragazzi, senza pagare un euro. Perfetto, qui tra l'altro c'è un'altra lettera, ragazzi. Direi di raccoglierla, ovviamente. Non è che ce la lasciamo qua indietro. E qua c'è questo squarcio. C'è un buco qui, vuoi guardarci dentro? Vediamo, sì. Forse avrei preferito di no, guarda. È stato abbastanza traumatico, ma fa niente, quindi... Continuiamo di qua. E oddio, la strada finisce qui. Ah, no, non mi dite. Cioè io ho pagato, fatemi capire, tutti sti cazzo di soldi per sentirmi dire che la strada finisce qui. No, ve prego. Io ho fatto tutta sta strada, ho pagato tutti sti soldi per inseguire la Marinetta Dulcinea fino alle streghe del mare. E mo mi dite che la strada finisce qui. No, non ci posso credere. Magari si potrà continuare in qualche altro modo. Vediamo un po' dove ci porta questa via. Oh, un ponte trasparente attraverso la gola. Vuoi attraversarlo? Sì. Andiamo. Fa paura, è abbastanza terrificante. Sì, perché in effetti è veramente terrificante. Ma andiamo. Oddio. Molto psichedelica questa cosa, tra l'altro. Dove siamo? Wow, che posto incredibile. Ci sono così tante piante strane. Sono sicura che Basil piacerebbe un sacco. Basil, a lui sarebbe piaciuto molto. Vero, ragazzi? Sì, sicuramente. Eh? Che c'è? Sentite, ho una domanda seria da farvi. Qualcuno di voi ricorda l'aspetto di Basil? Che domande fai, Hiro? È che Basil ama prendersi cura dei fiori e scattare foto ai suoi amici. È gentile, calmo, disponibile e anche quando è turbato riesce sempre a sorridere. Il resto sta iniziando a farsi vago. Non preoccuparti, è lo stesso per me, Hiro. So che mi manca, ma faccio fatica a ricordare perché. Ok. Ma questo non cambia nulla, no? Anche se la nostra memoria non è più quella di un tempo, dobbiamo comunque salvarlo. Basil è nostro amico e soprattutto ha bisogno di aiuto. Hai ragione, Aubrey. Penso che siamo stati troppo a lungo senza Basil. Ma sono certo che lo ritroveremo, finché ci sarà Omori a indicarci la strada. Andiamo bene, allora. Per tutto questo tempo Basil ha continuato ad attenderci. Potrebbe essere smarrito, solo o spaventato. Sono certa che gli servirebbe un bel abbraccio ora. E allora, quando saremo tutti insieme, lo stringeremo in un gran bel abbraccio. Ma guarda, è bello vedervi andare d'accordo per una volta. Potrei abbracciarvi qui e adesso. Eh? Io e Kel? Andare d'accordo? Di cosa stai parlando, Hiro? Non dire robe strane. Rilassatevi, dai. Vi stavo solo prendendo in giro. Resisti, Basil. Siamo quasi arrivati. Presto torneremo tutti insieme. Presto torneremo tutti insieme, ragazzi. Cioè, qua è da un bel po' comunque che sti ragazzi lo stanno cercando, È da un bel po'. Quindi, oddio, che ho fatto? Dove sono? Oddio, sono sbucata completamente dall'altra parte. Comunque sì, sto posto piacerebbe a Basil, è pieno di piante assurde. Magari è davvero qua. Ma perché se lo stanno dimenticando? Cioè, raga, queste cose comunque sono indicative, secondo me, Penso sia metaforico anche questo, il fatto che lo dimentichino, nel senso che non ne ricordino tanto l'aspetto, perché probabilmente è indice proprio di quella che è stata la loro separazione, forse. Solo che Omori ci indica la strada. Omori ne sa quanto voi, ragazzi. Cioè, non sa un cavolo di niente.
se proprio vogliamo dirla tutta. Ed egoisti sognare così a lungo quando c'è chi ti aspetta. What the fuck? Il tempo va sempre avanti e alla fine la verità sarà evidente. Lo sai anche tu. Vero, sognatore? L'ha chiamato sognatore. Quindi questi sono proprio sogni. Il tempo va avanti e la verità viene a galla in pratica. Lo sai anche tu. Di che verità staranno mai parlando? Intanto prendiamo questo. E questo chi è? E se dipendesse da te? E se dipendesse soltanto da te? Vai avanti, sognatore. Sei il solo a poterlo fare. Sono perplessa da tutto ciò, ragazzi. Ci sono tante domande al mondo a cui non puoi rispondere. Però ce ne sono alcune di cui solo tu conosci la risposta. Cosa farai quando la verità sarà svelata? È curioso sta cosa, ragazzi. Cioè che qui ci siano questi esseri anche che, no? Ci parlino in questi termini. Cioè adesso ci parlano di una verità che deve essere svelata. Non è una cosa da poco, eh? Adesso posso nuotare, ovviamente sì. Conservita, perfetto, che comunque potrebbe sempre fare comodo. Di fronte ai problemi scappare è sempre un'opzione, ma un giorno potresti trovarti a scappare da solo. Ok? Sono tutte frasi che fanno tanto tanto riflettere, ragazzi. Oh madonna santa. Oh raga, io sto andando a naso, vi ripeto. Perché non ho la minima idea sinceramente di quale sia la strada giusta da seguire. Mo ci hanno buttato in questo condotto pieno d'acqua, che non ho la minima idea di dove possa condurci. E non so manco perché siamo qua. Cioè, perché i ragazzi ormai si dimenticano di Basil. Queste creature che parlano comunque di queste cose importanti, verità che devono essere svelate. Cioè, raga, è seria come roba, eh? Oh mio Dio. What the fuck? Questo posto? Poco piacevole, direi. Cazzo, che posto è? E questi cosi neri? Sono nemici? No, non possiamo fargli niente. Hai ricevuto un fardello maledetto. Hai il potere di cambiare il futuro. Cosa farai, sognatore? Cosa farai? Raga, sta cosa mi sta a mettere un po' di soggezione, vi dirò. Fin dove ti spingerai per salvare un amico? Ok, 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 sì, sì, sono agitata, lo posso dire? Stiamo entrando in questo teschio incredibile. E qua c'è un cestino per salvare. Mi chiedo quando lo troveremo, ragazzi, cosa succederà. Oh mio Dio, questa balena? Una balena? Saluti cetacei a voi, amici. Il mio nome è Humphrey. Cosa vi porta nella mia umile caverna? Oh, ciao Humphrey, stiamo cercando qualcuno. Perdonaci il disturbo. Figuratevi, piccoli, io adoro ricevere visite. E questa è la seconda visita che ricevo oggi. Prima è passata una ragazza sola, una tipa chiassosa con un grosso fiocco rosso. Sembra proprio qualcuno di nostra conoscenza. Era Mari? Ah no, grosso fiocco rosso, che cazzo sto a dire pure io, Mari. Dulcinea è qui. Dove si trova? Dunque, dov'è che si troverà? Ce l'ho sulla punta della lingua. Gnaca! Non so se l'avete capita. Lei è dentro di me, capito? Te la sei magnata? Lei è dentro di te? Esattamente. È venuta a trovare i miei ospiti. Una congrega di streghe abita dentro di me. Passiamo il tempo insieme e ci facciamo un sacco di risate. I loro racconti mi divertono molto. A volte sono così gentili da portarmi da mangiare. Per loro è facile, visto che sono davvero vicine al mio stomaco. E sicuro che sarebbero felici di accogliere altri visitatori. Ecco, lasciate che cali il ponte per voi.
Scusatemi, il primo ospite mi ha causato un po' di indigestione, te capisco. Da! Ok, è alquanto inquietante pure questa cosa, veramente inquietante, lo posso dire, siamo appena entrati nella bocca di una balena! Ok! Ok, Humphrey, giustamente siamo dentro Humphrey. E qui per viaggiare dovremmo utilizzare una zattera, perché questi sono tutti acidi, no? La pancia di Humphrey è enorme. Sembra facile perdersi qui dentro. Sono sicuro che gridando sentirei l'eco! Eco, eco, eco. Ah, e tu da dove sbuchi? Benvenuti nella mia tana, siete sorpresi di vedermi? Io sono sempre qui, sono dentro di me e tutto intorno a voi. Oddio, sono ovunque. O solo qui. Wow, che cosa incredibile, Humphrey, vorrei saperlo fare anche io. È un po' disgustoso essere onesti. Ehi, che cattiva. Ci sono molte strade. Da dove dovremmo iniziare? Sinistra, destra, su, intorno, che importa? Si va sempre avanti, no? Scegliete una strada, è facile. È facile, guarda, facilissimo, veramente facilissimo. Per me che sono un'eterna indecisa, facile un cazzo, Humphrey. Il vostro lasciapassare universale per Humphrey, ovvero la tana delle melme. In parole povere sono ciò che voi umani chiamate ascensore. Purtroppo possiamo offrire un passaggio alla volta, dovrete aspettare. Certo, se trovate una chiave melmosa potrei fare qualcosa per aiutarvi. Quindi ci serve una chiave melmosa. Davvero? Questa è chiusa. Ma queste sono chiuse, quindi non possiamo comunque andare di qua adesso. Quindi possiamo soltanto andare verso quest'altra galleria. Ok, questa cosa pure, ragazzi, è super particolare comunque, eh? Mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Questo gioco continua a stupirmi in un modo o nell'altro. Ed eccoci qua. Non ci resta che entrare qui. Mamma mia, c'è sta di tutto dentro Humphrey. Sembra proprio un lavoro per Aubrey. Ah, ok. Quindi Aubrey può sfondare questi schifi, praticamente. Ah, si abbassi da una parte, si alza dall'altra. Va bene, quindi intanto prendiamo questa. Conservita, fantastico, che sempre può essere utile. E procedemus. Non ha nulla di speciale, quindi niente di che. Pianta d'appartamento. Queste cose sono rinchiuse qua dentro, ma poverine. Allora, se salgo di qua e abbasso sto schifo, diventa un comodo ponte se schiacciata. La escrescenza, questa? Ah, ecco, ci può fungere da ponte. Mamma mia, è pazzesco tutto ciò. Non c'è mai fine alle sorprese, ragazzi. Ma cos'è sto posto? Cosa succede qua di interessante? Pagina di ricerca è scritta in una lingua che non conosci. Questo libro... una lingua che non conosci. Ci stanno queste povere creature chiuse in queste gabbie, ragazzi, il che è abbastanza sconcertante. Una scatola piena di roba viscida. Comunque dobbiamo trovare una chiave melmosa, ragazzi, non ci dimentichiamo, eh. Sono il primo esperimento di Marina. Mi ha creato da sabbia e frutta quando era ancora un'infanta. Che cosa vuoi fare? Accarezza. Fucsia ha fatto la ruota. Va bene, direi di sì. Interessantissimo, davvero interessantissimo. Comunque procediamo. Libri, sempre questa lingua che non conosco. Oddio, questo cetriolo gigante cosa vuole dalla mia vita? Allora, questa germotalpa, così la chiamano perlomeno, anche se sembrerebbe geneticamente modificata, comunque sembra essere resistente, quindi magari ci potrà dare un po' di punti esperienza. Vediamo un attimino quanti ce ne dà. Ed ecco qua, 1384, va bene dai, solo per un nemico non è male. Comunque Kelly è salito di livello. Intanto, allora, dobbiamo scendere di qua, ragazzi. Ma che cazzo è? È tipo il... ma che è? È tipo il baule ingannevole dei Souls. Mazza che botta, oh, ci ha colpito tutti quanti sta anguria da merda. Angumimic, infatti, si chiama. Non ci posso credere. Ok, 4000 punti esperienza, ragazzi, direi che ne valsa assolutamente la pena. Hiro pure sale a livello 31, fantastico. È tutta esperienza, ragazzi, tutta esperienza. Sono contenta, quindi allora intanto scendendo di qua. Ok,
Okay, abbiamo raccolto un menù completo, solo che di qua non possiamo più procedere. Eppure di qua non... Ah, di qua, qua sopra c'è un ponte, non l'avevo notato, attenzione. Vabbè, ne valsa la pena, ragazzi, quindi continuiamo di qua. Allora, qua abbiamo trovato Mari, ragazzi, e questa è davvero un'ottima notizia. Quindi, della gelatina, per quanto mi possa far schifo la gelatina, direi di mangiarla, perché così torniamo come nuovi. Salviamo ovviamente la partita e vediamo come procedere. Ah sì, certo che possiamo continuare, però dobbiamo trovare un'escrescenza, ragazzi, che ci faccia la ponte di qua. La dovrei colpire da sotto, però. Quindi, scendendo di qua, provando a colpire questa, che succede? Eccolo là, perfetto, si forma il ponte dall'altra parte. E questa è una cosa grandiosa, perché significa che così, ragazzi, possiamo procedere. Quindi risaliamo di qua. Bello, il topolino pazzoide mi mancava. Però direi di salutarlo un attimino e continuare di qua adesso. Sempre lingua che non conosciamo, ragazzi, questi sembrano tutti esperimenti mai riusciti, fanno schifo. Sono bruttissimi, cioè mi dispiace per loro, ma... che gli hanno fatto a ste povere creature? Colpiamo qua. Pollo intero, molto interessante. Il pollo va sempre bene. Quindi passando di qua, ragazzi, saliamo. Oddio, cos'è sto coso? Mamma mia. Sarà un nemico o sarà un amico? Sono il stesso esperimento di Marina. Mi ha creato da palloncino e magia quando era appena adolescente. Cosa vuoi fare? Accarezza. Va bene, diciamo di sì. Diciamo di sì, però qua ci serve un ponte. Sono il settimo esperimento di Marina, anche se i ricordi iniziano a farsi confusi. Mi ha creato dagli uccelli quando era appena adolescente. Accarezziamoli. La mia gioco considerevole felicità. Che tenero. Ma dobbiamo trovare il modo, ragazzi, di avere di nuovo un ponte. Qua, vediamo se colpendolo da qui, ragazzi, va più avanti. Ok, perfetto, perfetto. Fantastico, io non l'ho colpito prima perché pensavo che lo riportasse indietro. Invece ce l'ha portato più avanti. Benissimo, così possiamo tranquillamente procedere e vedere un attimino dove siamo. L'ottavo esperimento Marina probabilmente mi ha creato da muffa e germogli di fagiolo quando era appena adolescente. Accarezza. Cioè mi dispiacerebbe picchiettarli, poverini. Va bene, andiamo. Madonna, sempre più... No, se lo colpisco mi blocca la strada di là, quindi è stato inutile comunque. Quindi via dal ca. Che succede? Ehi, guardate, c'è una corona di fiori. Oh no, i fiori sono tutti ammaccati, sembra familiare. Chissà a chi appartiene. Ma come chissà a chi appartiene? Ragazzi, ma siete impazziti? È di Basil, non se lo ricordano proprio. Pensate che dovremmo cercare il proprietario per restituirgliela. Questa corona di fiori è messa male. Non penso che qualcuno la vorrebbe indietro così. Sì, forse hai ragione. Ma perché? Kel, ma che ti è preso? Che importa? Hai sentito cosa ha detto Hiro? Nessuno la vorrebbe indietro ridotta così. Ma è appartenuta a qualcuno. Scaraventarla giù così da insensibili. Eh? E perché? I fiori ricrescono, no? Dai, calmatevi entrambi. Kel, chiedi scusa ad Aubrey. Va bene, scusami, Aubrey. Scuse non accettate. Quindi siamo comunque sulla strada giusta, ragazzi. La colonna di fiori, sì, la colonna di fiori è di Basil. Ci sta poco da fare. Mamma mia, sti cosi, che piaga. Ok, visto che c'ero, come sempre, ragazzi, ne ho approfittato per prendere un pochettino di esperienza. E il caro Mori mi sale già a livello 32. Sono contentissima di questa cosa, ragazzi, è fantastico. Però non sono altrettanto contenta di quello a cui sto assistendo. Perché quella corona di fiori è di Basil, porca miseriaccia. E non se lo sono ricordato. Perché? 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 Mi ferisce molto sta cosa. Oddio. Mi sembra orribile questo posto, sinceramente. Madonna santa, ma quanto è grosso sto posto, veramente. Andiamo. Cos'è sto posto? Oh! Ma che cazzo è stato?
Ma... quindi... Oddio! Minchia, ci ha lasciato con la vita uno! No, regà, dai! Ma sta cosa è stata una fregatura terribile! Cioè, a parte inaspettatissimo... Oddio, mo mi inse... No, non mi di... No, 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 io non ce la posso fare, gli devo bloccare la strada, che gli devo fare? No, ragazzi, ma che cazzo è? No, io non so che cosa devo fare. Non so, non lo so, ragazzi, non so che cazzo fa. Oddio. Ok, tutto ciò è assolutamente terrificante, lo posso dire. Allora, già comunque il concetto, ragazzi, che qualcosa mi insegua, a me mi fa andare nel panico. Quindi vediamo di stare un attimo, eh? Perché sto coso ci ha aperto. Cosa faccio con sta capsula? Faccio qualcosa? Non lo so se ho fatto qualcosa, ma dobbiamo colpire quelli con la faccia. Mi piace questo posto. Senti, Humphrey, vaffanculo. Non si fa colpì. Non ci credo. Ah, questo. Ma tu guarda un po' che mi ha dovuto imbrogliare quell'altro. È assolutamente da panico, porca miseriaccia. Cioè, devo cercare pure di non farmi acchiappare a sto mostro. Che chissà perché ce l'ha con noi. Ok, via dal cazzo pure te, grazie. No, non perderò tempo a prendere la roba. Oddio, continua a inseguirmi? Ma veramente, questo mi state a dire, prego. No, no, non t'avvicina, no. No, 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 no. Oddio, ma che vuole? Perché c'è un hot dog? Hot dog. Va bene, ok. Eccola qua. Questo posto è disgustoso. Per cosa lo usi esattamente? Nulla che ti riguardi, signorinella. Siediti e rilassati. Oh, ho la nausea. Ops. Beh, direi che può andare. Bene, ho finito. Ecco qui, signorinella. Un perfetto spasimante nuovo di zecca. Oh. Di ciao alla tua nuova anima gemella. Ciao. Mi stai prendendo in giro? Perché mi hai preso? Sono decine, anzi centinaia di volte più bella di questa cosa. Sono molto delusa. Non starò qui un secondo di più. Che cosa? Aspetta un secondo e anche di più, signorinella. Dove sono i miei soldi? Quindi ho fatto tutto questo macello. Perché cosa? Scusate. Siamo tornati di qua. Adesso Dulcinea, scusate, è uscita? Non so se è uscita, sinceramente, se se n'è andata. Boh, è tutto assurdo, ragazzi, veramente tutto assurdo. Tra l'altro la chiave melmosa non l'abbiamo mai più trovata. Ah, di qua comunque si può andare, ragazzi, aspettate, qui a destra. Non avevo notato che era possibile. E magari incroceremo Dulcinea di qua, mi auguro. Cioè, comunque la strada per uscire la dovrà trovare, voglio dire. E vediamo un po' dove andiamo a finire, magari evitando ste cose fluttuanti. E vediamo un po' se la incrociamo. Ok, qua c'è pure un picnic. Allora, ragazzi, visto che ho avuto la possibilità di salvare qui, io direi che per oggi mi fermo qua, perché non vorrei andare troppo avanti e magari poi ritrovarmi in situazioni in cui non posso stoppare il video e poi rendere troppo lungo appunto questo episodio. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta e sono, come sempre, ragazzi, perplessa, ma più che altro curiosa di capire dove tutto questo sta andando a parare, tra l'altro. Perché mo' di nuovo buttarci in campo Dulcinea e i ragazzi che comunque non ricordano minimamente Basil. È una cosa veramente molto molto triste. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!